Buongiorno a tutti. Come detto, mi chiamo Pierluigi Dirizia e sono docente di meccanica aerospaziale. Con la presentazione di oggi cercheremo di vedere un po' quali sono state le missioni che hanno osservato, sono andate ad esplorare questi corpi celesti così affascinanti che sono le comete, sia nel passato, ma anche quali sono un po' le missioni che avremo nel futuro. E ci soffermeremo in particolare su una missione che appunto è la missione Rosetta. Vorrei, prima di cominciare, vorrei raccontarvi un aneddoto. Qui io avevo 17 anni, ero al quarto superiore, ricordo, e all'epoca a me piaceva moltissimo leggere una rivista scientifica che si chiama Le Scienze. Lì leggevo di tutte le missioni che le varie agenzie spaziali nel mondo stavano organizzando. E ricordo di aver letto che l'Agenzia Spaziale Europea stava organizzando una missione che si chiamava Rosetta per andare ad esplorare una cometa. Ma mai avrei potuto immaginare che 10 anni dopo avrei avuto la possibilità qui al Politecnico di Milano di poter lavorare proprio a questa missione. Quindi per me è stato un onore lavorare a questa missione, così come è un onore oggi parlarvi di questa missione e di tutte le altre. Inizierei innanzitutto da questa immagine. Quindi, come la vedete, questa è un'immagine di una cometa, evidentemente. È la cometa Hale-Bopp. È la cometa Hale-Bopp che è passata vicino alla Terra nel 1997. Io avevo 18 anni e questa cometa me la ricordo benissimo, era splendida, era grandissima in cielo. Ogni sera è stata nel cielo per tante tante settimane e ogni sera uscivo dal mio appartamento, guardavo in alto e me la godevo tutta. Anzi, certe volte andavo in campagna dove magari non c'erano le luci della città e addirittura questa cometa aveva una coda che riusciva a coprire la metà praticamente del cielo. Uno spettacolo bellissimo che non dimenticherò mai. Io sono stato fortunato nel poter osservare questa cometa. Purtroppo però devo dirvi che voi non sarete altrettanto fortunati perché questa cometa tornerà vicino alla Terra fra 2380 anni, quindi quando sicuramente sia io che voi purtroppo non ci saremo più. Ma perché questa cometa impiegherà 2380 anni per tornare dalla Terra? Beh, per scoprirlo dobbiamo chiederci da dove arrivano le comete. Questa che vedete qui è un'immagine del sistema solare, di tutti i pianeti del sistema solare, quindi non in scala, sono tutti ravvicinati insieme. Ma attenzione, anche se li vedete così vicini, per viaggiare da un pianeta all'altro impieghiamo molto molto tempo. Ad esempio, considerate che per andare dalla Terra, che è questo pianeta qui, blu, a Giove, un satellite impiega solitamente circa 5 anni, quindi le distanze sono comunque enormi, tra virgolette. Beh, le comete comunque non arrivano da dentro il sistema solare, ma arrivano da fuori il sistema solare, da due aree principali. Una prima area è chiamata la fascia di Kuiper, alcuni la pronunciano fascia di Kuiper. E si trova appena dopo Nettuno. Quindi la vedete qui, è rappresentata in azzurrino, e in grigio ci sono le nostre comete che sono nella fascia di Kuiper, le vedete qui. Poi c'è una seconda fascia che è molto molto più lontana e quindi per poterla osservare dobbiamo zoomare un po' verso fuori, allontaniamoci dal sistema solare. Guardiamo un po'. Qui non ancora compare, vediamo solo ancora la fascia di Kuiper, ancora la fascia di Kuiper, per poter riuscire a vedere questa nuova area che si chiama la nube di Oort, praticamente il nostro sistema solare diventa quasi un puntino e qui vedete comparire la nube di Oort con tutti questi corpi grigi che rappresentano appunto le comete. E che cosa succede? Beh, di tanto in tanto queste comete, grazie a delle piccole perturbazioni, per esempio, ad esempio quando fra di loro le comete si scontrano, qualcuna di queste viene attirata dal Sole e si avvicina al sistema solare in questo modo. E quando arriva nel sistema solare, cosa accade? Beh, la cometa segue un percorso che la porta ad avvicinarsi rispetto al Sole e poi ad allontanarsi di nuovo per tornare vicino alla Terra dopo tanti tanti anni. Ma vediamo come sono fatte le comete. Beh, le comete sono fatte da un nucleo, lo vedete qui, che è formato da roccia e ghiaccio. Ghiaccio che non è necessariamente ghiaccio di acqua, dovete sapere che ci sono anche altri gas che in natura, quando le temperature sono molto molto basse, si trovano in forma di ghiaccio. Quindi, però, sulla cometa trovate roccia essenzialmente e ghiaccio, polvere tutti insieme. Quando la cometa arriva vicino al Sole ad una distanza pari a 450 milioni di chilometri, a quel punto il ghiaccio inizia piano piano ad evaporare e diventa gas. E nel momento in cui diventa gas, si forma prima una sorta di un'atmosfera piccola piccola intorno alla cometa, la chioma, e poi anche la coda, la vedete qui in giallo, quella a cui siamo abituati. Tenete presente che la coda non è una piccola coda, ma a volte può raggiungere anche una lunghezza di 150 milioni di chilometri, che 150 milioni di chilometri è la distanza che c'è fra il Sole
e la Terra. Quindi pensate, una coda che è lunga tutta la distanza che c'è fra il Sole e la Terra, veramente lunghissima. Ed è quella che siamo abituati a vedere nelle immagini classiche delle comete. Questa, ad esempio, è la cometa di Halley, che è stata fotografata da una missione di cui parleremo fra poco, e questa invece è la cometa Hale-Bopp, che era la cometa di cui vi ho parlato prima, che guardavo quando avevo 18 anni, ok? Una piccola curiosità sulle code delle comete. Allora, la coda della cometa, questa è la cometa che fa, ha il suo percorso intorno al Sole. Vedete come la coda della cometa è diretta in questo modo, come la congiungente del Sole con la cometa, come se fosse diretta un po' come i raggi del Sole, ok? Questo in realtà, se ci pensate, sembra un po' controintuitivo, no? Perché? Beh, provate ad immaginare, se questa è ad esempio, questa bacchetta rappresenta ad esempio la mia cometa, questo nastro è la coda della cometa, beh, se io mi sto muovendo in questa direzione, oppure in questa direzione, cosa succede? Che il nastro, che è la coda della cometa, si dirige, è diretto sempre opposto alla mia velocità, opposto al mio moto, in questo modo. Quindi che cosa significa? Che su questa immagine quello che ci aspetteremmo è che la coda sia diretta in questo modo, ok? Lungo la linea rossa. E invece non è così. La coda è diretta in questo modo, come la congiungente del Sole con la cometa, come i suoi raggi. Sembra quasi che dal Sole ci sia una sorta di vento che colpisce la cometa, ok? Quindi sembra quasi, se torniamo alla nostra cometa, alla nostra bacchetta con questo nostro nastro, immaginiamo che questo phon che ho nella mia mano destra sia ad esempio il Sole, la cometa è qui, accendiamo il vento del Sole e cosa succede? Come vedete, la coda della cometa si dispone come il vento del Sole. Se ad esempio invece abbiamo la cometa così, il Sole è qui giù, accendiamo il vento del Sole e di nuovo vediamo che la coda della cometa si dispone come il vento del Sole. E quindi, però voi mi potreste dire, ok, ma questa è una cosa un po' strana, io non sapevo che nello spazio ci fosse il Sole, ci fosse del vento. Nello spazio io so che lo spazio è vuoto, quindi non c'è l'aria, non ci può essere il vento. Beh, in realtà questo è vero, non c'è aria, ma c'è una specie di vento che viene chiamato proprio vento solare. Il Sole infatti sprigiona sempre nell'universo delle piccole particelle, tantissime piccole particelle che tutte insieme formano una specie di vento. Non è come il vento che abbiamo sulla Terra, ma è comunque un vento che è in grado praticamente di far disporre la coda della cometa sempre in questa direzione, opposta al Sole, durante il suo moto. Ma perché sono così importanti per noi le comete? Perché vogliamo andare ad esplorare le comete? Beh, dovete sapere che gli scienziati pensano che molti, molti anni fa le comete, passando vicino alla Terra con la loro coda o addirittura colpendo la Terra con la loro coda, abbiano portato sulla Terra tutte quelle molecole, tutti quei componenti che piano piano hanno consentito che si formasse la vita sulla Terra. Quindi stiamo parlando di acqua, si pensa che le comete ci abbiano portato acqua sulla Terra e stiamo parlando anche di piccole molecole che si chiamano molecole organiche che si pensano essere i mattoncini che hanno consentito la formazione della vita sulla Terra. Ecco il motivo per cui noi vogliamo andare a studiare le comete, vogliamo vedere se loro contengono la stessa acqua che abbiamo sulla Terra e se hanno le stesse molecole organiche che sono i mattoncini che ci hanno consentito di avere la vita sulla Terra. Nel tempo ci sono state diverse missioni spaziali che sono andate a studiare le comete. La prima missione è la missione Giotto dell'Agenzia Spaziale Europea. Qui vedete il satellite della missione Giotto, lo vedete qui. E che cosa ha fatto la missione Giotto? Beh, nel 1986 si è avvicinata alla cometa di Halley fino ad una distanza pari a circa 500 km e ha scattato delle foto della cometa di Halley che vedete qui. Quindi è la prima volta che siamo riusciti a scattare delle foto ravvicinate di una cometa, 500 km. A voi sembra tanto, però nel sistema solare 500 km sono veramente, veramente pochi. Dopo il 1986 abbiamo dovuto aspettare il 2004 per avere la successiva missione verso una cometa ed è la missione Stardust della NASA, dell'Agenzia Spaziale Americana, che è andata a studiare la cometa Wild 2.
Che cosa ha fatto la missione Stardust? Qui vedete una rappresentazione del satellite della missione Stardust. Beh, si è avvicinata alla cometa e ha seguito la cometa mettendosi nella sua coda, rimanendo sempre nella coda della cometa. E mentre rimaneva nella coda della cometa, raccoglieva tutto il gas e tutte le particelle che erano contenute all'interno della coda. Le ha raccolte tutte, le ha messe all'interno di una capsula che poi è rientrata a terra. Quindi qui vedete la capsula, una volta rientrata, gli scienziati della NASA poi sono andati a recuperare la capsula con il materiale che c'era all'interno, quindi questi piccoli pezzi di cometa, e li hanno studiati. Dopo la missione Stardust c'è stata la missione Deep Impact. Questa invece missione, sempre dell'Agenzia Spaziale Americana, è andata a studiare la cometa Temple 1 nel 2005. Che cosa ha fatto Deep Impact? Beh, aveva un satellite che si è avvicinato alla cometa e ha sparato un proiettile contro la cometa. Quindi ha sparato questo proiettile e ha fatto esplodere una parte della superficie della cometa. In questo modo il satellite, che intanto si stava muovendo vicino alla cometa, ha potuto osservare che cosa c'era sotto la superficie della cometa. Dopo la missione Deep Impact della NASA, la missione più importante è stata sicuramente la missione Rosetta, che è la missione proprio di cui vi vorrei parlare un po' più in dettaglio. Qual era la particolarità della missione Rosetta? La missione Rosetta è stata la prima missione al mondo che non solo ha raggiunto una cometa, ma ha orbitato intorno alla cometa. Quindi vuol dire che ha iniziato a muoversi intorno alla cometa e l'ha accompagnata durante tutto il viaggio che questa cometa ha fatto nel nostro sistema solare. E non si è fermata qui, ma ha anche fatto atterrare sulla cometa un piccolo robottino che si chiama File. Qui vedete l'immagine di Rosetta, di tutto il satellite, lo vedete qui con i grandi pannelli solari, questi grandi ali che vedete qui e che servono per produrre l'energia elettrica con cui il satellite può far funzionare tutti gli strumenti che ci sono a bordo. E qui vedete il piccolo robottino File che è ancora attaccato al suo satellite madre, quindi a Rosetta, mentre invece qui vedete File, il robottino, che è grande più o meno come una lavatrice, dovete immaginarlo, che è atterrato sulla cometa. Ok? La destinazione iniziale che avevano pensato per questa missione era la cometa Virtanen, però vediamo ora che cosa è successo, perché non è andato proprio tutto in maniera nominale, tutto come avevamo previsto. Innanzitutto vorrei parlarvi un po' di come era fatta Rosetta, quindi il satellite. Allora, Rosetta aveva questo corpo centrale che aveva la forma di un cubo, immaginatelo, molto grande, 3 metri per 2 metri per 2 metri. Se volete fare un paragone, potete immaginare che questo corpo centrale era grande più o meno come un elefante. Quindi questa parte è un elefante. Ma la cosa che a me ha sempre colpito di più di questo satellite erano gli enormi pannelli solari, questi enormi ali che servivano appunto per generare l'energia elettrica con cui far funzionare gli strumenti a bordo della missione. Dovete pensare che questi pannelli solari, queste ali erano lunghe 32 metri, da una punta all'altra 32 metri. Guardate qui c'è una foto di Rosetta mentre ancora era in laboratorio dove gli ingegneri stavano facendo dei test. Guardate quanto sono grandi i pannelli solari, così grandi, e qui ci sono gli ingegneri che stavano facendo tutte le prove, tutti i test. Vedete, guardate quanto sono piccoli. Era veramente un satellite enorme. Io ho avuto anche la fortuna di guardarlo prima che venisse lanciato, era veramente, veramente enorme come satellite. E ci servivano questi pannelli solari così grandi proprio per generare l'energia elettrica anche quando eravamo molto molto lontani dal Sole. Il lancio per Rosetta doveva essere lanciata nel 2003 con questo razzo che si chiama Ariane 5. Purtroppo però non è andato tutto come previsto. E che cosa è successo? Che a dicembre dell'anno prima, quindi alla fine del 2002, lo stesso tipo di razzo che doveva lanciare un altro satellite, quindi non Rosetta, è esploso durante il volo. E a quel punto cosa è successo? Che gli ingegneri hanno dovuto dire basta, no, fermi, non possiamo lanciare Rosetta subito nel 2003, perché dobbiamo ancora capire che cosa è successo, non vogliamo che lo stesso errore si ripeta con Rosetta e il satellite quindi esploda. Ora però dovete capire che viaggiare nello spazio non è come viaggiare sulla Terra, quindi ad esempio immaginate di dover fare un viaggio.
oggi volete partire con la vostra auto, il tempo è brutto, vabbè, non partite, non fa nulla, dite ok, aspetto, fra un paio d'ore parto, oppure magari parto domani. Beh, dovete sapere che nello spazio, soprattutto quando volete fare dei viaggi interplanetari, non è così. Avete un periodo di tempo che viene chiamato finestra di lancio, nel caso di Rosetta questo periodo di tempo era di 21 giorni, in cui potete lanciare il vostro satellite. Se non riuscite a lanciare il vostro satellite in quei 21 giorni, nel caso di Rosetta, fine, non sarete più in grado di raggiungere la cometa che volevate raggiungere. A quel punto gli scienziati e gli ingegneri si sono messi lì insieme e hanno dovuto riprogettare la missione, in particolare riprogettare tutta la sua traiettoria nel sistema solare, però purtroppo al posto di raggiungere la cometa Virtanen, che dovevamo raggiungere se fossimo partiti nel 2003, siamo partiti nel marzo del 2004, quindi un anno dopo, per raggiungere invece la cometa Churyumov-Gerasimenko. E qua vedete una rappresentazione delle immagini di come pensavamo che fosse la cometa Churyumov-Gerasimenko usando tutti i dati che eravamo riusciti a ottenere a terra con i grandi telescopi che ci sono a terra. Pensavamo che la cometa più o meno avesse una forma che è rappresentata qui, in questa immagine. Ah, siamo partiti quindi a marzo del 2004, ma quanto è durato il viaggio? Beh, per arrivare fino alla cometa, dovete sapere che abbiamo impiegato più di 10 anni. Siamo partiti a marzo del 2004 e siamo arrivati ad agosto del 2014. In questo video vi faccio vedere qual è stata una parte della traiettoria di tutto il percorso che Rosetta ha dovuto fare per raggiungere la cometa Churyumov-Gerasimenko. Siamo partiti dalla Terra a marzo del 2004. Questa in bianco è tutta la traiettoria, il percorso che ha seguito Rosetta. Come vedete, abbiamo fatto tante volte il giro intorno al Sole e mentre facevamo il giro intorno al Sole incontravamo di nuovo pianeti. Ad esempio, siamo passati vicino alla Terra un paio di volte, siamo passati vicino a Marte e addirittura lungo il percorso abbiamo anche incontrato due asteroidi, l'asteroide Stein e l'asteroide Lutezia. E dopo aver fatto tutti questi giri intorno al Sole, ad un certo punto, dopo 10 anni, qui vi faccio vedere la traiettoria complessiva, dopo tutti questi giri, 10 anni dopo siamo riusciti a raggiungere la cometa esattamente qui, ad agosto del 2014. Qui vi mostro alcune immagini che Rosetta ha scattato durante il suo viaggio, quindi un po' le fotoricordo del viaggio di Rosetta. A sinistra vedete la Terra, come scatta una foto scattata da Rosetta della Terra, quando è passata, Rosetta è passata di nuovo vicino alla Terra durante il suo percorso per raggiungere la cometa. A destra invece vi avevo detto che Rosetta aveva incontrato lungo il suo viaggio anche degli asteroidi e questa è una foto dell'asteroide Lutezia che Rosetta ha scattato durante il suo viaggio. Guardate se qua, come sembra quasi liscia con tutti questi crateri. Non ci siamo potuti però fermare, dovevamo andare avanti perché la nostra destinazione era la cometa Churyumov-Gerasimenko. Questa invece è una foto molto particolare, è una foto di Marte, quindi lo vedete qui sullo sfondo, scattata da Rosetta. E guardate, la particolarità di questa foto è che Rosetta ha scattato una foto di Marte, ma si vede anche una parte del pannello solare di Rosetta, lo vedete qui enorme. Quindi che cosa abbiamo in questa foto? Abbiamo Rosetta che ha scattato una foto di se stessa, quindi del pannello solare, e sullo sfondo abbiamo anche Marte. Possiamo dire che in fondo questo è un selfie, è un primo selfie che sia mai stato fatto su Marte, solo che è un selfie che è stato fatto da un robot, non è stato fatto da una persona, ok? Intanto però, durante tutto il viaggio, vi ho fatto vedere prima l'immagine, abbiamo raggiunto delle distanze dal Sole che erano più o meno pari a quelle di Giove. Siamo arrivati addirittura ad una distanza di 800 milioni di chilometri. E a quelle distanze anche i pannelli solari così grandi di Rosetta non erano in grado di generare l'energia elettrica che ci serviva per far funzionare tutti gli strumenti a bordo di Rosetta. E allora che cosa abbiamo dovuto fare? Abbiamo dovuto far addormentare Rosetta, si chiama ibernazione. Abbiamo spento tutti gli strumenti che erano a bordo di Rosetta e per 3 anni questi strumenti hanno dormito e Rosetta ha dormito. Nel frattempo, durante questi 3 anni, Rosetta si è avvicinata nuovamente al Sole. Quando siamo arrivati ad una distanza di 400 milioni di chilometri, dove dovevamo incontrare la cometa Churyumov-Gerasimenko, abbiamo svegliato di nuovo Rosetta. E ci siamo preparati ad avvicinarci sempre di più alla cometa.
E guardiamo come abbiamo fatto, qual è stata la traiettoria con cui mano a mano ci siamo avvicinati a Rosetta. Lo vedete qui in questo video. Rosetta seguiva dei pezzi di retta come questo, quindi andava dritta e poi ogni tanto cambiava la sua direzione in questo modo. Lo vedete, ogni volta che c'è un piccolo cerchio, tra virgolette, Rosetta accendeva i suoi motori per cambiare la direzione del suo percorso. Quindi seguiva questi piccoli triangoli nello spazio. E mano a mano questi triangoli si avvicinavano alla cometa, ma piano piano, perché nel frattempo volevamo studiare com'era la cometa, volevamo studiare la forma della cometa, volevamo studiare la gravità della cometa per riuscire a capire qual era il modo migliore, più sicuro per avvicinarci alla cometa il più possibile per poterla studiare. E vediamo allora che cosa è stato scoperto. Allora, innanzitutto, vi ricordate, vi avevo detto che questa era la forma che ci aspettavamo che la cometa Churyumov-Gerasimenko dovesse avere in base alle informazioni che avevamo prima di incontrarla. Quando siamo arrivati vicini alla cometa Churyumov-Gerasimenko, abbiamo scoperto che in realtà la sua forma era questa. Guardate, molto più irregolare, molto più, lasciatemi dire, anche molto più brutta, ok? Io ho qui anche un modello della cometa, quindi lo vedete qui, ok? Quindi ha tutta questa forma irregolare. E vi assicuro che muoversi intorno a una cometa che ha questa forma così irregolare non è semplice. Tra l'altro, guardate, vi faccio vedere in questa foto come c'è questa parte un po' bianca. Questa è la coda della cometa che si stava già iniziando a formare quando Rosetta ha raggiunto la cometa Churyumov-Gerasimenko. Ad ogni modo, subito gli scienziati che cosa hanno fatto? Hanno provato a capire a chi somigliava la cometa Churyumov-Gerasimenko. E lasciatemi dire, secondo me questa cometa Churyumov-Gerasimenko assomiglia tantissimo ad una scamorza, lo credevano in tanti, più o meno una scamorza, ma una scamorza un po' particolare, perché era una scamorza che era grande 4 km, ok? Che cosa significa avere una cometa grande 4 km? Beh, per poterlo scoprire, proviamo a fare un confronto di questa cometa con gli altri pianeti del Sistema Solare. Quindi qui vedete un'immagine di tutti i pianeti del Sistema Solare, quindi qui abbiamo in scala, quindi qui abbiamo Giove che è il pianeta più grande, poi abbiamo Saturno con i suoi anelli, lo vedete qui, qui ad esempio avete la Terra un po' più piccolina e qui vedete Churyumov-Gerasimenko, dove c'è la frecciolina rossa. Lo riuscite a vedere? Io personalmente non riesco a vederlo, non riesco a vederlo perché è troppo troppo piccolo rispetto a tutti gli altri pianeti del Sistema Solare. Allora cosa facciamo? Cerchiamo di confrontarlo invece solo con la Terra. Quindi qui abbiamo la Terra dove viviamo noi, ecco qui, e qui potete vedere Churyumov-Gerasimenko dove c'è la frecciolina rossa. Riuscite a vedere la cometa Churyumov-Gerasimenko? Anche in questo caso io personalmente non riesco a vederla perché è ancora troppo troppo piccola. Per farvi capire quanto è grande la cometa Churyumov-Gerasimenko, ho preso la cometa e l'ho messa sopra Milano. Quindi qui vedete Milano, la cartina di Milano, e ho messo sopra Milano la cometa Churyumov-Gerasimenko per farvi rendere conto più o meno di quanto è grande. Per fortuna comunque la cometa Churyumov-Gerasimenko non ha colpito Milano, non ci ha colpito e non ci colpirà mai. Quindi possiamo restare tutti tranquilli, ok? Queste sono delle foto che Rosetta ha scattato quando era vicino alla cometa. Allora, innanzitutto a Rosetta piaceva fare selfie e quindi, come vedete, qui di nuovo abbiamo Rosetta, il pannello solare di Rosetta, ma sullo sfondo, questa volta, al posto di Marte, abbiamo la cometa Churyumov-Gerasimenko con la sua coda. La vedete qui, ok? A destra invece avete la foto che io in assoluto più preferisco. Questa è una foto scattata sempre da Rosetta, scattata a una distanza di 7 km dalla cometa. Ma guardate quanto è bello, sembra quasi che possiamo camminarci su, anche se in realtà non c'eravamo ancora atterrati. Un'immagine secondo me stupenda della cometa. Avevo detto però che non volevamo solo arrivare vicino alla cometa, ma volevamo anche far atterrare un robottino sopra la cometa. E il robottino è il robottino File, lo vedete qui. E come atterrava File sulla cometa? Beh, dovete sapere che File non aveva razzi per controllare il suo moto e per arrivare piano piano ad adagiarsi sulla cometa. Come è riuscita quindi ad atterrare? Beh, Rosetta ha preso File e lo ha lanciato, proprio lanciato come un sassolino, verso la cometa.
In questo modo, guardate, via, un sassolino. Ma attenzione, l'ha lanciato da 20 km di distanza. Quindi provate ad immaginare, prendete un sassolino e da 20 km di distanza dovete colpire un punto preciso qui sulla cometa che è grande 4 km. È veramente una cosa difficilissima. E ve lo fa vedere anche questo astronauta in questo video. Quindi abbiamo questo è un astronauta sulla Stazione Spaziale Internazionale che cerca di far capire quanto può essere difficile far atterrare file sulla cometa Churyumov-Gerasimenko. Guardate, allora, la palla arancione che l'astronauta ha in mano rappresenta la cometa Churyumov-Gerasimenko. L'astronauta ha in mano una pallina piccolina adesso e la lancia per colpire questo piccolo bersaglio sulla palla arancione. Vediamo se ci riesce. Siamo sulla stazione spaziale, ricordatelo. Vediamo, lancia, non ci riesce al primo tentativo. Lancia, quindi immaginate, stiamo lanciando da 20 km di distanza. Al terzo tentativo però ci riesce, come vedete, per fortuna. Attenzione, metto un attimo in pausa per dirvi che però la situazione non era questa. Mentre File, Rosetta ha lanciato File, mentre File stava viaggiando verso la cometa non era ferma. Non era ferma così, ma stava girando nel frattempo su se stessa. E quindi guardate qual era la vera situazione che abbiamo dovuto affrontare. La cometa, la palla arancione, ruota e mentre ruota noi dobbiamo colpire il bersaglio. Molto più difficile. Per fortuna, dopo tanti tentativi, comunque l'astronauta ce l'ha fatta. E non ce l'ha fatta solo l'astronauta, in realtà ce l'ha fatta anche Rosetta. File è riuscito a colpire il punto preciso che volevamo colpire con un errore di 100 metri, che è pochissimo. Ma attenzione, vediamo cosa è successo in dettaglio. Innanzitutto, la cometa, che è grande 4 km, ha una forza di gravità molto, molto, molto bassa. Quindi non è come sulla Terra. Voi lanciate un sassolino, il sassolino rimbalza e subito resta fermo sul suolo. In questo caso dovevamo stare attenti a non rimbalzare, perché se avessimo rimbalzato, il rischio poteva essere quello di perderci completamente nello spazio profondo. Per cercare di evitare questo, File aveva degli arpioni, li vedete qui. Una volta toccato il suolo della cometa, questi arpioni venivano lanciati per entrare nel suolo della cometa e aggrappare File sul suolo, mantenere saldo File sul suolo della cometa e non farlo rimbalzare per farlo perdere per sempre nello spazio. Vediamo però cosa è successo il giorno dell'atterraggio. L'atterraggio c'è stato il 12 novembre del 2014 e qui vi mostro una sequenza di immagini che sono state scattate durante l'atterraggio. Allora, qui vedete innanzitutto un'immagine scattata appena dopo che Rosetta ha lanciato File. In particolare, qui vedete un'immagine che File ha scattato di Rosetta, quindi File che fa un'immagine del suo satellite madre. Qui vedete Rosetta, ok? Ma non File guardava Rosetta, ma dall'altra parte c'era anche Rosetta che guardava File, ovviamente. E questa immagine è un'immagine che Rosetta ha scattato di File. Guardate il robottino con le sue zampe tutte dispiegate che si sta muovendo verso la cometa. Subito dopo File ha iniziato a scattare delle immagini anche della cometa e quindi lo vedete qui a qualche chilometro di distanza, c'è un'immagine della cometa scattata proprio da File mentre si stava avvicinando. Ancora più vicini, qui a qualche decina di metri di distanza dal suolo, questa è stata l'ultima foto che File ha scattato prima di toccare il suolo della cometa. Subito dopo cosa è successo? Beh, questa è l'immagine del centro di controllo della missione Rosetta. Vedete, erano tutti felici perché pensavano di essere fermi sul suolo della cometa. Noi però non eravamo al centro di controllo della missione Rosetta, noi eravamo al centro di controllo di File. Del piccolo robottino che doveva atterrare. Come vedete, l'atmosfera era molto diversa, eravamo tutti molto preoccupati. E perché? Perché avevamo visto qualcosa che ci preoccupava. Allora, vi ho detto che questa era l'ultima immagine che File aveva scattato prima di toccare il suolo della cometa. L'immagine immediatamente successiva che noi abbiamo ottenuto era questa. Immediatamente dopo che File aveva toccato il suolo, abbiamo ottenuto questa immagine così sfocata. E quando è che voi ottenete delle immagini così sfocate? Beh, pensateci, prendete una macchina fotografica e provate a fare una foto mentre mi muovete. Mentre vi muovete, quello che succede è che avete un'immagine tutta sfocata.
Ed è esattamente quello che è successo qui. Abbiamo capito che File aveva toccato il suolo, ma non si era fermato. Gli arpioni non avevano funzionato e di conseguenza si stava ancora muovendo lungo il suolo della cometa. E quindi noi eravamo molto preoccupati perché potevamo perderci nello spazio. In realtà, tutto sommato, siamo stati abbastanza fortunati perché quello che è successo è che File è rimbalzato sul suolo della cometa. Ha fatto un salto alto 1 chilometro, quindi immaginate di fare un salto alto 1 chilometro e dopo esattamente 2 ore, quindi un salto che è durato esattamente 2 ore, si è adagiato alla fine sul suolo della cometa, senza arpioni, però perlomeno non ci siamo persi nello spazio profondo, siamo rimasti sul suolo della cometa Churyumov-Gerasimenko. E qui subito abbiamo scattato delle immagini per vedere che cosa c'era intorno a noi. Questa è un'immagine di quello che c'era intorno a File. Come vedete, tutto pieno di roccia e abbiamo trovato anche un pochettino di ghiaccio. Mentre invece qui vedete una foto di quello che c'era sotto File, quindi sotto proprio il nostro robottino. Lo vedete qui. Tutte immagini molto buie. Effettivamente siamo andati a finire in una sorta di caverna, tra virgolette, tutto molto buio. Per fortuna, comunque, avevamo a bordo delle batterie. Che ci hanno fatto, grazie a quelle batterie, abbiamo fatto subito funzionare gli strumenti che erano a bordo del robottino File. E fra questi strumenti c'era anche un trapano, quindi uno strumento di cui ci siamo occupati qui al Politecnico di Milano, grazie alla professoressa Amalia Ercoli Finzi, e si chiama SD2 ed è un trapano, lo vedete qui in questo tubo giallo su File. Come era fatto SD2? SD2 aveva un trapano con una punta che veniva dispiegata, quindi andava verso il suolo fino a raggiungere una profondità massima che poteva essere dell'ordine di una ventina di centimetri. Qui vedete il modello proprio della punta del trapano di File, quindi lo avvicino qui alla telecamera, quindi vedete la punta del trapano. Una volta raggiunta la profondità richiesta, noi volevamo prendere un campione della cometa. E come facevamo? Beh, dalla punta del trapano facevamo uscire un piccolo tubicino, lo vedete qui, questo piccolo tubicino con una molla, scusate, eccolo, questo piccolo tubicino con una molla. Questo tubicino entrava nel suolo della cometa, prendeva un pezzo del suolo della cometa, lo riportava a bordo di File del robottino e per analizzarlo e scoprire di che cosa era fatta. Nel frattempo vi avevo detto che però noi siamo atterrati all'interno di una caverna e credetemi, per molto molto tempo, per 2 anni, Rosetta, che intanto stava orbitando intorno alla cometa, cercava File e non lo aveva ancora trovato. Pensate, ci sono voluti 2 anni e agli inizi di settembre del 2016, un giorno Rosetta è riuscito a fare una foto della cometa in cui siamo riusciti a trovare File. E quella foto è questa qui, la vedete rappresentata qui. File è in questa foto. Provate a vedere un pochettino dove si trova File. Guardate, non è così semplice, eh? Però se andiamo a concentrarci qui su quella parte destra di questa immagine e andiamo un po' a zoomare, guardate chi scopriamo, eccolo qui. Ecco File, il robottino, con le sue zampine, messo un po' in bilico, effettivamente non è proprio messo in totale sicurezza, all'interno di questa caverna dove eravamo andati a finire. Quindi siamo riusciti a trovare File alla fine, anche dal satellite Rosetta. Intanto però io vi avevo detto che la cometa nel suo percorso si avvicina al Sole, ma poi ad un certo punto si allontana di nuovo. E a settembre del 2016 ormai la cometa e tutta la missione Rosetta avevano raggiunto di nuovo delle distanze pari a circa 800 milioni di chilometri dal Sole. E come ormai sapete, a 800 milioni di chilometri dal Sole, i pannelli solari di Rosetta non riuscivano a generare l'energia elettrica che ci serviva per far funzionare tutti gli strumenti che erano a bordo, di Rosetta. Gli scienziati, gli ingegneri a quel punto si sono resi conto che non c'era più nulla da fare. E quindi non potevamo più far funzionare Rosetta. E allora, prima di perderla totalmente, hanno deciso di far atterrare anche Rosetta sulla cometa Churyumov-Gerasimenko per farla restare per sempre con File. E quindi il 30 settembre del 2016 Rosetta è stata messa con un col è stato dato un colpetto a Rosetta che piano piano lo ha fatto atterrare sulla cometa Churyumov-Gerasimenko, dove è ora insieme al lander, al piccolo robottino File. E durante tutta questa fase in cui Rosetta è atterrata, abbiamo preso altre misure
della cometa per scoprire di cosa è fatta. Questa è stata la fine della missione Rosetta, che ora sta viaggiando sulla cometa Churyumov-Gerasimenko nello spazio profondo. Ma attenzione, dopo la missione Rosetta ci sono state comunque anche altre missioni. Bisogna dire che effettivamente non abbiamo avuto più missioni a delle comete finora, però abbiamo, in questo momento, proprio in questo momento, ci sono delle missioni che stanno esplorando degli asteroidi. Anche gli asteroidi sono molto importanti, perché così come le comete, gli scienziati pensano che forse anche gli asteroidi hanno potuto portare l'acqua e quelle piccole molecole organiche che hanno consentito di fare, di avere la vita sulla Terra. La prima missione di cui vi parlo è la missione OSIRIS-REx dell'Agenzia Spaziale Americana, la NASA. E OSIRIS-REx sta esplorando l'asteroide Bennu. Qui vedete, sulla destra, una foto scattata da OSIRIS-REx dell'asteroide Bennu, qui. Perché stiamo esplorando l'asteroide Bennu? Beh, dovete sapere che Bennu potrebbe colpire la Terra fra il 2169 e il 2199. Quindi noi siamo salvi, diciamo. Lo stiamo facendo per le generazioni future un po'. Cerchiamo di scoprire bene di che cosa è fatto Bennu, perché se magari un giorno si metterà in una rotta di collisione effettiva con la Terra, magari saremo addirittura in grado di deflettere, quindi di deviare il suo percorso per non farci colpire. Comunque, OSIRIS-REx è arrivata a Bennu a dicembre del 2018. Questo è il satellite di OSIRIS-REx e, come vedete, ha un piccolo piedino, quindi lo vedete qui. Con questo piedino prenderà un campione dell'asteroide. Non ha un trapano, però ha questo piccolo piedino con cui toccherà il suolo dell'asteroide e preleverà un piccolo campione per poi riportarlo a Terra nel 2023. Questo avverrà ad agosto di quest'anno, quindi il prossimo agosto. Nel frattempo che cosa sta facendo OSIRIS-REx? Beh, guardate, ad aprile ha iniziato a fare le prove. Qui vedete un video in cui, questo è il piedino di cui vi parlavo, quindi un video in cui OSIRIS-REx si avvicina al suolo fino ad una distanza di circa 60 metri e poi si riallontana. Sta facendo delle prove per essere sicuro che poi ad agosto riuscirà a prendere il campione in totale sicurezza. E qui vedete il suolo dell'asteroide. Un'altra missione è la missione Hayabusa, è in corso, e sta esplorando, o perlomeno ha esplorato, perché già sta tornando a Terra, l'asteroide Ryugu. Qua vedete una sequenza di tutte le immagini raccolte dell'asteroide Ryugu. Che cosa ha fatto questa missione? Beh, arrivata a giugno del 2018, intorno all'asteroide Ryugu, ha preso un campione in maniera, diciamo, simile a come farà OSIRIS-REx e lo sta riportando a Terra. Arriverà a Terra alla fine di quest'anno, alla fine del 2020. Così potremo scoprire di che cosa era fatto l'asteroide Ryugu quando gli scienziati potranno analizzare i campioni. Nel futuro, comunque, queste erano missioni dell'Agenzia Spaziale Americana e dell'Agenzia Spaziale Giapponese. Ma l'Agenzia Spaziale Europea si sta muovendo? Sì, si sta muovendo per progettare un'altra missione per esplorare le comete. E si chiama Comet Interceptor, intercettatore di comete. È una missione ambiziosa perché vuole esplorare le comete che arrivano da molto lontano o comunque i corpi che arrivano da molto lontano, addirittura da altri sistemi stellari. Qual è la difficoltà in questi casi? Che questi corpi che arrivano da molto lontano sono scoperti solo poco prima che arrivano vicino alla Terra. E quindi non avete il tempo di progettare una missione per poterli andare ad esplorare. Allora, qual è stata l'idea che hanno avuto gli scienziati e gli ingegneri? Prepareranno questo satellite che verrà lanciato nel 2028 e verrà messo qui, vicino alla Terra, e aspetterà qui il momento in cui gli scienziati e gli ingegneri gli diranno: attenzione, sta arrivando un corpo, un asteroide, una cometa da molto molto lontano, e allora lì si metterà subito in moto da qui per raggiungere quel corpo ed esplorarlo, e non vediamo l'ora che questo avvenga. In tutte queste missioni, comunque, come avete visto, abbiamo mandato sulla cometa, sugli asteroidi, dei satelliti, dei lander, dei piccoli robot, ok? Ma non ci siamo mai arrivati di persona, con delle persone, con degli astronauti. Purtroppo questo è vero, finora non ci siamo mai andati con gli astronauti. Però magari un giorno lo faremo.
con questa speranza vi voglio invitare questa sera ad essere tutti pronti, perché alle 9:30 più o meno di questa sera verrà lanciata la capsula Crew Dragon, ok? Con il lanciatore Falcon 9, con il razzo Falcon 9. Questa capsula verrà lanciata dagli Stati Uniti e contiene, oltre a del materiale, due anche astronauti che andranno sulla Stazione Spaziale Internazionale. Magari un giorno, grazie a queste tecnologie, riusciremo a mandare gli astronauti anche addirittura sugli asteroidi e le comete. Ad ogni modo, per ora, mi raccomando, tutti sintonizzati stasera per guardare questo lancio. In ogni caso, per lanciare qualsiasi satellite, e anche per lanciare gli astronauti, noi dobbiamo partire da Terra e raggiungere delle velocità molto elevate, almeno pari a 28.000 km/h. Pensate, nel caso di Rosetta addirittura abbiamo dovuto raggiungere una velocità pari a 40.000 km/h. E come ci siamo riusciti? Ci siamo riusciti grazie a questi razzi, no? Ve ne ho parlato, lo vedete tra l'altro qui dietro a me, questi razzi enormi. Come si costruiscono questi razzi? Beh, diciamo un po' complicato e non posso spiegarvelo in questo momento, però quello che possiamo provare a fare insieme, e vorrei provare ad insegnarvi, è a costruire un razzo di carta. Diciamo che non riuscirete a raggiungere 28.000 o 40.000 km/h, però in ogni caso sarà divertente magari giocare con questo razzo e vi potrete dire che velocità avrete raggiunto. Quindi seguitemi. So che adesso cambio la telecamera, che non inquadrerà più me. So che dovrebbero inviarvi tramite la chat un piccolo testo, un piccolo documento che contiene tutte le istruzioni per costruire il razzo che costruiremo adesso. Ok? Io intanto cambio la telecamera. Eccoci qui, dovreste vedere il mio tavolo. Eccolo qui. E qui vedete, ho già riportato delle sagome che voi riuscirete a ritagliare dal foglio che vi sarà inviato. Vedrete che ci sarà una sagoma rettangolare e poi due sagome di questo tipo, che sono gli stabilizzatori del razzo, si chiamano. Abbiamo poi bisogno di nastro adesivo, lo vedete qui, ed abbiamo bisogno di una matita e di una cannuccia. Eccolo qua. Allora, la prima cosa che dovete fare è prendere il pezzo rettangolare di carta e avvolgerlo intorno alla matita, ok? Avvolgerlo in questo modo, a formare proprio un tubo di carta. Quindi lo avvolgete, ok? E poi con del nastro adesivo fissate, ecco, scusate, sono qui, con del nastro adesivo fissate il tubo. Eccolo qui, ce l'ho qua il nastro adesivo, lo mettiamo qui. In questo modo, scusate, ok, in questo modo, poi ne mettiamo un altro pezzo un po' più in qua. Ecco qua, prendo un altro pezzo di nastro adesivo, lo metto qui e infine ne mettiamo un altro pezzo qui, verso la punta. Eccolo qui, ci siamo. E in questo modo abbiamo il nostro tubo di carta. Dopodiché lo spostiamo verso la punta della matita, vedete qui, e avvolgiamo la parte della carta intorno alla punta della matita, a formare una specie di cono, ok? Intorno alla punta, in questo modo. E mettiamo anche qui del nastro adesivo. Eccolo qua, per tenere ben saldo il cono, che sarà il cono, la punta del nostro razzo, ok? Bene. Dopodiché dobbiamo occuparci degli stabilizzatori. Cosa facciamo? Prendiamo uno stabilizzatore, eccolo qui, e lo mettiamo sul tubo di carta in maniera tale che non fuoriesca dal tubo di carta. Eccolo qui, lo vedete. Lo prendiamo e lo fissiamo ancora una volta con del nastro adesivo, in questo modo al tubo. Eccoci qua. Bene, poi giriamo. E mettiamo l'altro stabilizzatore esattamente dalla parte opposta, in questo modo. Eccoci qua. E mettiamo anche qui del nastro di carta per fissarlo. Eccoci qua. Una volta fatto questo, pieghiamo gli stabilizzatori in questo modo. Adesso vi faccio vedere, quindi li pieghiamo un pochettino. In maniera tale che se li guardate dal basso formano una croce.
Ok, guardate qui dal basso, tutti insieme formano una croce, più o meno. Ok? A questo punto il razzo è pronto. Basta prendere il razzo, toglierlo dalla matita e infilare al posto della matita una cannuccia, come sto facendo io. Ecco qui, abbiamo il razzo con la nostra cannuccia. Eccolo qui, e qui c'è la cannuccia. Ritorno a questo punto sulla telecamera che inquadra me. Quindi questo è il nostro razzo con la cannuccia. A questo punto siete pronti? Speriamo funzioni. Conto alla rovescia. 3, 2, 1. Credo che abbia raggiunto più o meno 1 chilometro di distanza. Poi mi direte voi invece quale distanza avrete raggiunto con il vostro razzo di carta. Con questo ho terminato la mia presentazione e spero che vi sia piaciuta. Quindi sono qui per rispondere alle vostre domande. Grazie mille.